È stata una notte speciale, quasi magica, quella che ha riempito di allegria il circuito Marconi di Fano per il terzo anno consecutivo. È stata infatti una grande festa sabato sera per Colora la Vita, l'evento organizzato dal gruppo Giovani dell'Avis per promuovere la donazione di sangue. Circa 900 sono state le persone che hanno preso parte alla corsa più colorata della provincia, consolidando così il successo della Color Run tutta made in Fano. Possiamo dire che questa Fluo Edition è stato un successo? Un successo proprio perché inaspettato, grazie ancora al gruppo Giovani dell'Avis di Fano. Hanno avuto una grandissima idea di fare questa edizione in notturna, con questi palloncini colorati a LED, questi braccialetti che veramente hanno illuminato ancora di più le parole del dono. Quindi complimenti a tutti quanti, complimenti a chi ha partecipato a questa terza edizione e siamo sicuri che ancora la prossima sarà ancora più bella. Volti dipinti, abiti piacevolmente sporcati, musica e intrattenimento hanno fatto divertire grandi e piccini che hanno percorso due giri di pista. E ogni 500 metri i volontari dell'Avis erano pronti a gettare addosso ai partecipanti delle polveri colorate e anallergiche e biodegradabili. Rosa, blu, giallo, arancione, verde, tutti i colori che hanno animato una calda notte d'estate. Ciao Fano TV, questa sarà una bella corsa, comunque vinceremo noi. A portare il suo saluto anche Ivan Cottini, il testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che tra sorrisi e selfie non è voluto mancare all'evento benefico. E poi fra l'altro io ero un ex donatore prima che mi ammalassi e quindi per me era importantissimo esserci. Ho un po' scombussolato la mia tabella dei farmaci e degli impegni che avevo oggi, ma ci voleva essere a tutti i costi. Un abbraccio lo diamo insieme a Giovanni che ci aiuta, okay, tutti i partecipanti salutiamo. 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 Salutiamo.